Secondo un recente studio del WWF, ogni anno solo nel Mediterraneo fluiscono 570.000 tonnellate di plastica con un impatto devastante sull'ecosistema marino e sulla nostra salute. La situazione è ulteriormente aggravata dalla dispersione nell'ambiente di mascherine e guanti impiegati per contenere la pandemia da Covid-19. Basti pensare che a livello mondiale smaltire in modo errato l'1% delle mascherine produrrebbe 40.000 kg di inquinamento da plastica in più. Lo stretto rapporto tra inquinamento e prodotti monouso è noto da anni. Per cercare di arginare il problema, l'Unione Europea nel 2019 ha emanato la direttiva 904 finalizzata a ridurre l'incidenza di alcuni prodotti di plastica nell'ambiente e in particolare nelle acque. Prendendo spunto dalla direttiva, Europe Direct Roma Innovazione ha organizzato il webinar Liberi dalla Plastica, un evento a cui hanno preso parte professionisti e studiosi che si occupano del tema da diverse angolazioni. Vi proponiamo alcuni estratti del webinar che può essere seguito integralmente sul nostro canale YouTube. Un dato fa riflettere su quello che è lo scenario attuale, che è anche abbastanza preoccupante. Teniamo conto che nell'Unione Europea ogni anno finiscono nei nostri mari e negli oceani quantità enormi di rifiuti di plastica, quantificati tra 150.000 e 500.000 tonnellate. Questo è un problema fondamentalmente trasfrontaliero e globale. I rifiuti lasciati sull'Everest dagli escursionisti, nonostante siano a 3.000 metri di altezza, saranno fra pochi anni sicuramente rifiuti marini se non vengono eliminati. Quindi col rifiuto marino in realtà non si intendono cose che sono già nel mare, ma tutto quello che è un materiale solido prodotto o trasformato dall'uomo che viene perso o viene abbandonato nell'ambiente e quindi non solo in mare, e che poi arriva in mare attraverso tutta una serie di percorsi dal vento, i canali, le piogge, i fiumi soprattutto, tutto e così via. Il 90% di questi rifiuti è plastica. La maggior parte della plastica che viene convertita in oggetti, quindi che sono 50 milioni di tonnellate circa, sono imballaggi, quindi quasi il 40% viene trasformato in imballaggi e una buona parte, circa il 20%, anche viene utilizzato nell'edilizia e nelle costruzioni. Tutti noi non possiamo dimenticare qual è il ruolo delle materie plastiche nelle stesse economie circolari, non soltanto nella nostra società. L'impatto ambientale dell'imballaggio è molto, ma molto inferiore all'impatto ambientale dell'imballato, ma parliamo di rapporti anche superiori a 10 volte, cioè in altre parole, se noi con l'imballaggio, cosa che avviene, riusciamo a risparmiare la perdita di alimenti e guadagniamo moltissimo da un punto di vista di emissioni di CO2, molto ma molto di più di quanto questa CO2 viene emessa proprio nella produzione di questi imballaggi. Non possiamo nasconderci il problema che le plastiche hanno nella gestione del loro fine vita, ma non possiamo fare soltanto noi. C'è bisogno del contributo di tutti. Il ruolo del consumatore è fondamentale. Questo è un report molto interessante, ha coinvolto 17 paesi, 277 spiagge, e quello che si vede è che, a parte la plastica essere l'84% del totale degli oggetti trovati, gli oggetti non uso sono circa il 50%. Dove va a posizionarsi questa plastica in mare? Beh, contrariamente a quanto si può forse inizialmente pensare, soltanto lo 0,5% delle plastiche viene trovato in superficie, cioè quello che vediamo è veramente una minima parte di quello che c'è. Nel momento in cui diventa rifiuto, la plastica ha un tempo di degradazione talmente lungo che sostanzialmente rimane in eterno sulle nostre spiagge, sui nostri terreni e ovviamente anche nei nostri mari. L'Italia è uno dei paesi particolarmente interessati dal problema perché ovviamente ha 7.500 km di costa ed è anche uno dei paesi che purtroppo contribuiscono di più all'accumulo di plastica in mare. L'Unione Europea è al lavoro da tanti anni su questi temi ed ha posto in essere, ha formalizzato un vero e proprio pacchetto, un piano di azioni. Questa direttiva è conosciuta come la direttiva plastica monouso, ma in realtà è una direttiva che si concentra sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti, e tra questi abbiamo anche prodotti quali quelli della pesca che non necessariamente si identificano in prodotti monouso. Si deve iniziare quest'opera di cambio culturale e di educazione anche a partire dai giovani. Noi come Europe Direct questo cerchiamo di fare, quindi unitamente a tutti gli altri colleghi della rete nazionale ci adopereremo per contribuire alla divulgazione e alla sensibilizzazione quanto più ampia possibile su questi temi che ci riguardano
da vicino e sono fondamentali.